Sono Valentina Boccia, direttore generale di Fondazione Asilo Mariuccia. Siamo qui oggi per presentare il nostro progetto Integrazione. È un progetto che in collaborazione con Fondazione Officine dell'Acqua consentirà a 30 giovani minori stranieri non accompagnati, accolti nelle strutture del territorio da noi e da altre realtà che se ne occupano, di acquisire competenze specifiche nel settore della carpenteria navale, in modo da poter fare un percorso formativo che permetterà loro di iniziare a intraprendere il loro viaggio verso l'autonomia sociale e lavorativa nel nostro paese e in questo territorio specifico del Lago Maggiore. Sono Manuela Comi, sono la responsabile di area del Polo di Porto Valtravaglia di Fondazione Asilo Mariuccia. Oggi siamo qui a presentare questo progetto che si chiama Integrazione. È un progetto finanziato dal fondo 8x1000 a gestione statale. Noi come Fondazione Asilo Mariuccia siamo i gestori di questo progetto, insieme a noi collaborano la Fondazione Officine dell'Acqua e IAL CISL. È un progetto destinato a minori stranieri non accompagnati che vivono su questo territorio e che li accompagna a conoscere un po' più da vicino il mondo del lavoro. Quindi insieme ai nostri partner di progetto li accompagniamo alla conoscenza delle norme sulla sicurezza sul lavoro e poi facciamo dei lavori pratici sulla ristrutturazione di barche d'epoca e quindi lavori di carpenteria navale. L'obiettivo è quello di accompagnare 30 ragazzi, 30 minori stranieri non accompagnati ad avvicinarsi al mondo del lavoro per poter dare loro delle competenze da spendere poi nella realtà sociale e lavorativa di questo territorio. Sono Stefano Badi, artigiano carpentiere nautico. Con i ragazzi abbiamo svolto lavori su questa imbarcazione, prevalentemente sono stati lavori di preparazione delle superfici alla verniciatura, della parte in legno superiore e della parte in acqua. È stato bellissimo lavorare con i ragazzi perché il rapporto umano che si è creato all'interno del gruppo è stato molto divertente e coinvolgente per quanto mi riguarda, perché i ragazzi si vede che sono molto volenterosi, ma soprattutto essendo giovani hanno molto spirito e insomma è stato molto divertente e molto piacevole, perché comunque poter passare quello che sono le mie competenze a dei ragazzi giovani, insomma, per me vuol dire molto, perché insomma questo mestiere ci sono poche persone che lo eseguono e quindi è bello poter insegnare a qualcun altro come farlo.